Eccoci qua ragazzi, allora siamo qua in studio, siamo io e Nicolò. Ciao ragazzi. Allora, adesso vi facciamo vedere come avviene il controllo praticamente, no? Col nutrizionista. Quindi lo facciamo in diretta, così vedete, molto tranquillo. Adesso io sono già in mutande sostanzialmente. Allora, Nicolò, cosa facciamo? Beh, allora, come prima cosa ci si pesa, quindi Ok, allora cerchiamo sulla bilancia, si andiamo a indossa. vedere. Ti passo a te la telecamera, così vediamo. Va bene. Ecco qui, occhio Oddio, al già dito. subito, dita davanti. Ok, no, ma guarda pure davanti. Cioè così, esatto. Perfetto, perfetto. Così, allora, andiamo sulla Sì, bilancia. Guardo guarda dritto davanti a te. dritto. Esatto. Proviamo a vedere. 6, 84 e 8. Ok, quindi Qui. un peso minore rispetto a prima. Scendi pure. Ok. Quindi. Eccoci qua, riprendo l'inquadratura. Quindi 84 kg e 800 grammi, dice la bilancia di Nicolò. Vedete lui che segna il tutto. Quindi Adesso soffio. ovviamente dobbiamo capire questi 84,8 kg da cosa sono composti ovviamente, quindi vedere e controllare con la piccometria la percentuale di massa magra e di massa grassa e quindi anche di massa muscolare. E questa è Perfetto. la grande differenza di un controllo, diciamo. Esatto, quindi adesso lui andrà col plicometro, Sì, con giusto? questo Con questo praticamente fa un strumento. plicometro, sembra una cosa cattivissima, ma non fa male in realtà. Esatto, E giriamo qua. farò, diciamo, Ok. la misurazione su 7 punti differenti del corpo, dopo le faremo vedere, Ok. e queste misurazioni saranno inserite in un'equazione predittiva per stimare la percentuale di massa grassa e di massa muscolare, quindi ripeto, stimare. Esatto. Quindi Ok, tutto in quindi diretta, andiamo se a vuoi vedere un po' iniziare, solo che io non l'equito. posso tenere il telefono No, no, perché faccio io. ok, Tu magari faccelo dimmi. qua. Sì, ma mettiamo così. Ecco qua, ragazzi, così almeno. Ok, Tac, allora girati completamente perfetto. di schiena. Esatto. Quindi vedete, adesso Nicolò mi sta prendendo le varie plite. Grassa. Adesso precipitale. Di solito faccio, diciamo, 3 misurazioni, a meno che le prime due siano identiche. E poi calcolo la media. Quindi qua per esempio sono identiche. Vedi qua, per Quindi avete esempio, eri visto? 14,5 Sì. si intende Sì. millimetri, invece adesso sei 12,5, quindi vuol dire che nella porzione tricipitale la tua, diciamo, massa grassa è diminuita. Capito, ragazzi? Quindi è diminuita la massa grassa nella zona tricipitale, Ok, adesso invece guarda dritto da questa parete, eh? Ok. questo braccio qua lo porti leggermente indietro e guardi sempre dritto. Perfetto, facciamo la piega pettorale. Anche in questo caso le prime 2 misurazioni danno lo stesso risultato, quindi inutile fare la terza. Ok. In questo caso la tua plica è identica a quella Ok, precedente, quindi quindi 11. a livello pettorale è la stessa, sempre Esatto. 11, Da eh? questa posizione alzi il braccio destro, guardando sempre dritto, leggermente meno. Perfetto. Quindi state vedendo in diretta come avviene. Esatto, questa è la plica ascellare, si chiama tecnicamente. Anche se non è proprio l'ascella che misuriamo, in questo caso molto forte 7,5, 7 e 7. Ok, quindi In meno questo male caso per vedi che eri quello. 8,5, quindi vuol dire che anche in questo caso ti sei asciugato. Ok. Quindi il peso è rimasto più o meno identico a quello dell'altra volta, però già le prime 3 plite riusciamo a capire che comunque Capito, ragazzi. Perfetto. evidentemente è aumentata la massa muscolare e diminuita la massa grassa. Almeno per le prime 3 misurazioni. Adesso ti giri completamente di schiena verso di me. Ok, il braccio lo porti dietro. Bravissimo. Così riesco a individuare la punta inferiore della Poi scapola. facciamo Adesso vedere sì, sempre. esatto. Ok. Riesco a capire il punto dove applicare. Adesso questo braccio lo allunghi, lo distendi come prima, praticamente. Quindi vedete che mi sta valutando un po' su tutto il corpo, eh. Esattamente. Anche in questo caso le 2 misurazioni sono simili, facciamo una terza. Ok, perfetto. In questo caso sei 11,5 ed eri 13, quindi anche in questo caso ti sei asciugato. Quindi avete visto. Incredibile. Ok, adesso addominale, Ok, ti stai quindi ci fermo giriamo così, qua così. ci devo mettere per forza davanti. Sì.
Questa è per noi uomini la peggiore in assoluto. Esatto. Ok. Direi che sei sicuramente meno rispetto all'ultima volta. L'ultimo controllo sei intorno ai 20 mm, quindi sei leggermente diminuito. Faccio l'ultima, Ok. aspettiamo un attimo così i liquidi si, diciamo, ridistribuiscono a livello cellulare. Sì, intorno ai 20 mm. Ok, Esatto. Quindi perfetto. adesso qua che è il mio punto tasto dolente, Eri questo qua proprio. 24 comunque, Quindi da quindi 24 adesso siamo a 20, quindi c'è stato. Adesso cosa stiamo facendo? Perché stiamo facendo questo controllo? Perché vi apporteremo sul canale questo percorso che farò con Nicolò. In quanto dici che potremo ottenere risultati? Oggi siamo penso che al. ma più o meno se teniamo sui 3 kg, diciamo, di massa grassa persa al mese, si può fare benissimo. Anche 2 va benissimo. Quindi dici che per il 31 luglio, se dovessi tenere, quanto Se potrei dovessi tenere, arrivare nel migliore dei secondo casi? me perdere un 3-4 kg Quindi sicuramente. riusciamo a tirare gli 80, a tirare lo stato di forma, che sarebbe quello ottimale. Possiamo tirare gli 80, Ci proviamo, ragazzi, allora in diretta, con Vediamo Nicolò. se poi fare Vediamo se lo faccio, qualcosa quindi di strigliatemi in diverso. Instagram e tutto Esatto, quanto. esatto. Quindi niente, allora proviamo a fare questo piano. Nicolò adesso lo prepara, quindi 31 Qua secondo luglio me ho preso facciamo. forma un po' meno di 80, Dovrebbe però. essere un 79. E se tanto dipende dalla percentuale di massa grassa, dipende sempre dalla massa muscolare. Tu nell'ultimo anno hai messo molta massa muscolare, quindi non è, il tuo peso forma Esatto. non Secondo me gli è. 80, io comunque anche quando ero più piccolo sugli 80 kg ero bello tirato. Adesso appunto sono, come vedete, no, un po' sporco anche se tiro l'addome, vedete qua sotto, Sì, un pochino. non è ben definito. Invece sugli 80 kg, Gli 80 diciamo, pensi, adesso vediamo poi, no, secondo ovviamente ogni controllo lo cercheremo per vedere anche la percentuale di massa grassa, si deve arrivare intorno a una percentuale di massa grassa stimata del 10, me. 11, Esatto, qualcosa del esatto. Quindi genere. ci proviamo, dai, ci diamo termine questo 31 luglio, così vediamo, Sì, faremo un check, io esatto. cercherò di seguire rigidamente il piano nutrizionale. Adesso facciamo la penultima plica che è la Esatto, soprailiaca, quindi ok. sopra la cresta iliaca, sempre qua, che è un'altra, di solito anche qua è un punto dolente per noi maschietti. Ci sarà abbastanza. Beh, asciugare, si è asciugato, comunque. Sei su 12 e mezzo, facciamo. Sì, Ovviamente, ok. ragazzi, pinza, ma non fa male, nel senso, quindi non abbiate No, no, paura. non fa nulla, Molti di non voi sono già fa stati proprio qua, nulla. quindi. L'ultima è la coscia, quindi io devo applicarti la coscia destra perché si applica solitamente la parte Sì. destra del corpo, quindi sposta il peso sulla sinistra per Ok, non perfetto. contrarlo, ok? Facciamo questa qui, che sei abbastanza buono. Va bene, perfetto. Qua sei per esempio intorno ai 15 ed eri a 18, quindi ti sei asciugato abbastanza Quindi un Quindi, po' in modo omogeneo, quindi le gambe già erano secche, adesso sono ancora però più per esempio secche. quando ti avevo controllato Sì. a gennaio 2018 eri più tirato di adesso, avevi le pliche ancora minori rispetto a quelle di Ancora adesso. minori, quindi vedete, ho avuto un po' un percorso. Infatti eri 82, però avevi anche meno massa muscolare rispetto all'ultima volta, Sì. quindi bisogna capire un attimo perché tu stai avendo una crescita di massa muscolare, quindi il peso Esatto. risulta un po' Quindi facciamo superfluo. vedere, almeno vi facciamo un Sì, certo. riassunto, così vedete anche cosa avviene. Quindi, allora, mi stava dicendo Nicola, si possono far vedere Sì, queste? sì, sì. Ok, tanto sono i miei dati, quindi. Allora, vedi, Allora. questo qua che sto evidenziando del 23-1-2018 è il primo check che ho fatto. Ed è il check in cui il risultato, diciamo, con la percentuale di massa grassa minore rispetto agli altri due che abbiamo fatto poi successivamente, cioè questo e quello di prima. Sì. Però a livello di massa muscolare, se tu inquadri qua, per esempio, guarda qua in basso. Vi faccio vedere, Quindi ragazzi. qua, vedi, questa Oh. qua sono i chili e tra parentesi la percentuale di massa muscolare rispetto diciamo, al peso totale di Simone. E Ok. nel primo controllo era 40,5 kg, mentre già nel secondo aveva messo praticamente 3 kg di massa muscolare.
Ovviamente in 8 mesi di allenamento, perché vedi che il primo è stato a gennaio, il secondo a Certo. settembre del 2018. In Sì. questo caso adesso dobbiamo vedere, perché mi manca da misurarti la circonferenza del braccio e poi Ok. scopriremo la tua percentuale di massa Ok. muscolare. Quindi la volevi misurare Sì, adesso? adesso per forza, adesso Allora, quindi facciamo. vediamo così. Questa è la circometria. No, la circonferenza del braccio semplice, quindi tu Ok. super Sì, sì, disteso, sì. rilassato, esatto. Io poi prendo la circonferenza del braccio rilassato, c'è chi la prende flesso, eccetera, eccetera, ognuno c'è sui titoli, eh. Certo. Allora, qui praticamente sei, diciamo, sui 36 Quindi il centimetri braccio 36 adesso, eh? e mezzo. Quindi, per Quindi, esempio, la prima volta che tac. ti ho misurato ne avevi 35. Esatto. Vedi, la seconda volta 37, questa volta 36 e mezzo. Quindi il programma bicipiti di Gaggi funziona, bravo Gaggi, che sarebbe i bicipiti Carl agli anelli, poi Assolutamente. vabbè, chin up e quant'altro. Poi lo stiamo caricando, mi sembra che lo dovrebbe aver caricato Sergio ieri sull'app, quindi che è proprio specifico. La dovrebbe aver messo come Todd, però poi magari lo carichiamo anche come allenamento appunto bicipiti. Esatto. Ok. E niente, E quindi ci basta, quindi siamo. Ah, sì. facciamo vedere anche l'altezza effettiva che noi abbiamo segnato. Allora, Ah, sì, così noi abbiamo. proviamo l'altimetro, eh? Vedete? Tac. Questo qui è per misurare l'altezza qua delle persone. Adesso mi faccio misurare da Nicolò, vediamo Sì, esatto, devi se sono metterti diventato più piccolo negli anni. Ecco nei qua. mesi Nei addirittura. mesi, nei mesi, ecco. Proprio sotto. Allora, vediamo. Perfetto. Oh, mia, è gelido. Sei praticamente, io qua vedo un 81 e mezzo. Ecco, sono accorciato di mezzo centimetro. Esatto, in No, teoria, comunque però sì, vabbè, senza 1,81 sgarbi. e mezzo e tutto, comunque la cosa, Ci sei, ecco ci qua. sei. Più o meno così almeno anche qui abbiamo, vedete, l'altezza effettiva. Ok. Bene, Attiva tutto a direi che i questo punto. dati ci sono. Adesso poi magari faremo una live come oggi o qualcosa del genere col piano nutrizionale che Nicolò mi propone, dove spieghiamo in linea generale Sì, cosa esatto. mangerò. Faremo tre pasti, no, Nicolò? Perché io sono Sì, un per una questione di casinaro. comodità, Simone non è molto avvezzo alla cucina, anzi, No, proprio per niente, no, tipo un no, no. selvaggio. Esatto. Quindi Io pensate facciamo. che mi diceva appunto le fette biscottate, io le prendo il pollo, io lo bagno sotto l'acqua, lo cuocio proprio. Sì, fette biscottate senza sopra niente, una roba proprio Esatto, quindi disfattata. faremo una cosa del Però genere. tanto sono le calorie e i macronutrienti che contano, quindi alla fine ce ne Esatto. sbattiamo. Quindi ragazzi, tutti coloro che fossero interessati, ormai lo sapete benissimo chi è lui, Nicolò, nutrizionista, biologo, quindi niente, ringrazio tutti quelli che ci hanno seguito in live, quelli che ci vedranno Grazie, dopo, scriveteci ovviamente, avete le info nei contatti e andiamo.